Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video in cui vi spiegherò come si fa il 69% di profitto in più nell'arco di 2 giorni, una magia che solo alcuni riescono a fare. Uno di questi è il nostro famoso amico Mr. Ryan, ragazzi. Adesso vi racconto una storia che sfido chiunque di voi a dirmi se non vi è capitato o meno, me lo scrivete nei commenti a tutti quelli a cui è capitata questa cosa. 2 giorni fa vado a cercare un volo per Che mi serve un volo, lo dirò alla fine di questo video perché c'è una grandissima sorpresa per voi. Comunque, vado a cercare questo volo, vado sul sito di Ryanair, mi guardo i miei prezzi, mi guardo i giorni di partenza, gli orari di partenza. Ok, tutto ok, trovo il volo, si va avanti, benissimo. Il giorno dopo, o 2 giorni dopo, quasi, diciamo, la mattina, di nuovo sul sito per prenotare. Vado sul nuovo sul sito per prenotare e la magia arriva qui, ragazzi. Non c'è trading, non c'è holding, non c'è nessuna criptovaluta che regge il confronto con questa strategia. I prezzi incrementati, indovinate un po' di quanto? Del 69%, perché ho aspettato 1 giorno e mezzo. Sappiamo bene che non è così, perché c'è dietro l'algoritmo che ci frega l'IP. Va a controllare che noi siamo interessati a quel volo e siccome sono gli unici che offrono quella rotta, cosa fanno? Monopolizzano e ci alzano il prezzo del 69%. Ma io una frase la vorrei dire al signor Mr. Ryan a nome di tutti voi e di tutti quelli a cui è capitata questa cosa. Signor Ryan, ma... Bene, a parte il grande preambolo, diciamo, di questo video, assolutamente intenzionale, assolutamente, scusate, uno sfogo personale a nome di tutti quanti, andiamo nel cuore di questo video, ragazzi, e poi vi dirò alla fine perché mi serviva questo volo, perché c'è una grande notizia anche per voi. Allora, intanto mi fate una serie di domande, spesso, ragazzi, me ne arrivano su email, nell'Academy di Trading On, mi arrivano su Telegram, mi arrivano anche sui commenti di YouTube, mi fate sempre delle domande che sono fantastiche. Allora, oggi voglio elencarvene qualcuna di queste e poi darvi anche le risposte, quindi dirvi anche come si ragiona per rispondere a queste domande. Allora, intanto la prima che mi chiedete sempre, veramente è fantastica, io la adoro. La domanda parte sempre con un preambolo, cioè una coin particolare o un titolo, e mi dite: allora, questo titolo è buono, insomma, posso entrare adesso, devo uscire adesso, vado in stop, prendo il take profit. La frase poi alla fine si conclude sempre con 2 parole: mi conviene fare questo, mi conviene comprare, mi conviene andare in stop o in take profit. Ragazzi, non avete idea di che cosa vuol dire rispondere a una domanda del genere, perché non significa niente, questa domanda non significa niente. Cosa significa mi conviene? Nel trading e nella finanza non c'è nessun significato, è un problema di natura emotivo, ma che poi, diciamo, evidenzia un discorso che sta alla base, ragazzi, cioè l'assenza della programmazione, il concetto dell'investimento. Cosa significa investire? L'investimento è un qualcosa dove la parola mi conviene, ragazzi, non esiste, perché se fosse conveniente, un po', il mercato avrebbe fatto una bella cosa, lo avrebbe, si dice in gergo, saturato, cioè si dice completato quella convenienza, chiamiamola così, ragazzi, vi uso dei termini un po' diversi da quelli tecnici, cioè se ci fosse una convenienza particolare, che in termini economici, ragazzi, si chiama arbitraggio, nell'acquisto o nella vendita di un determinato strumento finanziario, il mercato la colmerebbe in pochissimi istanti e quindi questa convenienza sarebbe già sparita. Quindi la frase mi conviene in realtà è personale, ragazzi, ed è giusto che voi usiate questa frase, però è anche giusto che, insomma, la comprensione che un analista, ragazzi, non vi riesce a rispondere a una frase del genere, ok? Perché è una domanda personale. Ma andiamo avanti. L'altra domanda che mi fate sempre: devo entrare in questo modo? Mi mostrate per esempio un grafico con 8 milioni e mezzo di linee e sapete bene che io non amo scarabocchiare il grafico con tanti indicatori, perché è la base del mio metodo di insegnamento e del mio trading e della mia mentalità da trader. Chiaramente, ragazzi, non è l'unica, ce ne sono tante sicuramente di successo. Io mi trovo bene con la mia. Alla base della mia mentalità c'è la pulizia del grafico, perché io sono un analista minimalista, quindi faccio trading cercando di eliminare la confusione. Quindi non è corretto utilizzare tantissimi disegnini sul grafico, tantissimi indicatori, perché poi vi fuorvia ancora di più se siete neofiti. Allora mi fate la classica domanda: devo entrare qui e c'è il breakout della trend line, poi c'è sopra il breakout della media mobile, poi però
mi dite, entro qui, ma poi dove esco? Non lo so, oppure ancora peggio, sono entrato in questa posizione, non so come gestirla, adesso sono in stop, che cosa devo fare? Compro di più. La maggior parte di, insomma, di tutti quelli che sono trader un po' neofiti o comunque con una, che non hanno grande formazione, compro di più, aumentano le posizioni in perdita, è un classico, ragazzi. Insomma, questa è un'altra di quelle domande fantastiche dove per rispondere ci vorrebbero dai 2 ai 3 mesi, ragazzi, più o meno. Però vabbè, a parte questo, adesso vedremo alla fine del video come rispondere anche a questa domanda. Poi un'altra domanda che mi fate sempre, come se io fossi un tuttologo, e di questo comunque vi ringrazio, una grande stima, ma anche da parte mia c'è un grande affetto a tutta la community di Trading On, è come devo pagare le tasse sulle cripto? Qual è la tassazione sulle cripto? Come si pagano le tasse sulle cripto? Cosa devo fare? Questo è un argomento interessante, e difficilmente diciamo si può affrontare in un video YouTube. Secondo me ci serve un po' più di tempo, e anche questo lo vedremo alla fine come affrontarlo. E poi l'altra cosa che mi fa veramente ridere sono due, le ultime due che vi volevo dire oggi, ragazzi, ma sono fantastiche. La prima è una frase utopica proprio: compro Bitcoin perché poi quando arriva a 100.000 dollari lo vendo. Ma chi l'ha detto? Il problema è qua, ma chi ve l'ha detto a voi che arriva a 100.000 dollari Bitcoin? Allora, io sono pieno di criptovalute, adoro questo mercato, ma il problema di fondo è che nessuno sa il futuro, quindi non esiste modo di sapere se i mercati vanno là. E questo è un problema di natura, diciamo, emotiva, si chiama bias, lo vedremo alla fine del video ancora questo. E poi l'altro, che è il contrario di questo: non vendo questa posizione in loss del 50-60% perché poi quando recupera la vendo in pari. E di nuovo la mia espressione di prima. Ma chi ve l'ha detto poi che recupera quella posizione? Allora, anche questo è un bias, ragazzi, è un errore di natura emotiva. Perché vi ho fatto l'elenco di queste tematiche? Perché queste tematiche si, diciamo, concludono, si uniscono tutti, da Ryanair a tutte queste cose, sembra quasi un film di Tarantino, si uniscono tutti in una sola informazione. Il 19 ottobre, ragazzi, rispondiamo a tutte queste domande, rispondiamo a tutte queste informazioni dal vivo, ok ragazzi, dal vivo live, lo facciamo live perché ho detto, ok, siamo qua sul canale, state qui nella mia living in casa, però poi alla fine ci vediamo troppo poco, solo a Milano e alla conference. C'era un'occasione particolare che mi portava, insomma, ad essere dove? A Bologna il 19 ottobre. Ho detto, ma guarda un po', perché non facciamo una bella cosa? Facciamo una giornata di formazione per rispondere a queste domande in maniera consistente, in maniera un po' più approfondita. E dove lo facciamo? A Bologna. Dice no, o top, come? Gratis. Ok, ragazzi, una giornata di formazione come se fossimo sul mio canale YouTube, la stessa cosa, quindi è free, è gratuita, non c'è nessun costo. Non mi va e non mi andava di fare una conferenza di questo tipo, mi andava invece di incontrare la community Trading On, di incontrare tutti quanti quelli che sono trader che vogliono approfondire le tematiche, che si vogliono confrontare, che si vogliono mettere in gioco, che vogliono aumentare il proprio background, e farlo dal vivo, face to face, ragazzi. Diciamo, organizziamo, andiamo lì, ci vediamo, ci scambiamo una serie di chiacchiere, facciamo i grafici, facciamo il PowerPoint, le slide e quant'altro. E quindi ho fatto questo evento, l'ho organizzato. Guardate, ve lo faccio vedere anche sul sito perché ce l'ho qui davanti a me. Come l'ho chiamato? Crypto Trading Day, ragazzi, bellissima questa frase, semplice, basilare, ma anche significativa. Cioè, quello che faremo, ragazzi, è una giornata di formazione gratuita a Bologna, che sarà effettuata il 19 ottobre, quindi tra pochissimo, dalle ore il pomeriggio, ragazzi, così vi lascio riposare in pace, visto che è sabato, molti di voi lavorano fino al venerdì. Allora, dalle 14.30 alle 18.30 teniamo questa giornata formativa, questo Crypto Trading Day a Bologna, allo Zan Hotel Europa, ragazzi, invece se lì Boldrini numero 11, ma lo trovate su Google, facilissimo, diciamo, nella loro sala. E qual è il programma della giornata? E qui arrivano le sorprese, perché oltre a quello che vi ho detto c'è anche un'altra sorpresa di cui sono molto molto contento. Dalle 15 alle 17 parlerò io e faremo
daremo le risposte a quello che vi ho detto. Quindi, come realizzare un trading plan, così non avete più dubbi su dove entrare mi conviene, e dove uscire, e poi cercheremo di andare nel dettaglio. Sapete che io sono un trader operativo, parlo tanto, a volte è anche necessario, però anche a volte è necessario anche dare degli strumenti, ragazzi, no? Ok, un pittore senza il foglio e la matita non riesce a disegnare. Allora, entrare e uscire dal mercato nel momento giusto, come, dove, quando. E poi una piccola strategia d'ingresso che insegno anche nel mio corso di formazione, quindi questo è uno stra regalo, ragazzi, anche perché la giornata sarà gratuita, quindi è una strategia importantissima. Allora, la doppia conferma del time frame, la chiamo così, ragazzi, è una strategia importantissima. Faremo questo, quindi come fare un trading plan così vi risolve tutto il dubbio del mi conviene, come dovete entrare e uscire dal mercato e qual è il momento giusto a seconda della strategia che chiaramente stiamo usando, e poi una strategia realistica, una strategia vera, importantissima, che è quella della doppia conferma del time frame. Ragazzi, questo saranno le mie tematiche, ma la sorpresa arriva qui, perché io poi cosa ho fatto, ragazzi? Ho chiamato Filippo, con la quale avevamo fatto anche una live su YouTube, era andata benissimo, ci eravamo trovati bene anche alla conferenza a Milano quando ci siamo incontrati. Io ho detto: Filippo, siccome tu sei una persona che meglio di me sa argomenti, ho trattato sul canale argomenti relativi per esempio alla tassazione o ai famosi bias di cui vi ho detto, perché non ne parli tu invece che di parlarne io, che poi alla fine non mi piace mai, ecco, non condividere. Allora facciamo una bella cosa, vieni anche tu al Crypto Trading Day a Bologna e parlare tu di queste argomentazioni. Allora Filippo mi ha detto: ma io non sono un fiscalista. Gli ho detto: però sicuramente se ne sai più di tu di me, perché hai fatto tanti interventi sul canale, c'è l'avvocato insomma che hai chiamato. Quindi la tassazione nel mercato delle cripto sarà trattata da Angeloni, quindi come fare, come si fa, e poi gli errori cognitivi di cui vi ho parlato prima, gli errori di cognitivi e di preferenze, quindi l'iperottimismo, Bitcoin arriva a $100,000 e non vendo mai, quindi perché c'è l'avversione alla perdita, quindi loss aversion bias. Ok ragazzi, questo è il Crypto Trading Day, è insomma il modo migliore intanto per concludere questa settimana e darvi questa notizia, e poi per vederci anche dal vivo, sono contentissimo di questa manifestazione. Come si fa a partecipare? La sessione è gratuita, ragazzi, nel link che trovate in questo video, in descrizione di questo video, trovate il link alla landing page, quindi al sito, vi collegate, mettete qui il vostro nome, cognome e l'email, cliccate su registrati e ciao, ci vediamo a Bologna il 19 ottobre. Detto fatto, ragazzi, più facile di così non si può. Bene, io sono contentissimo di questa manifestazione, spero sia piacevole anche per voi, anche per il fatto che ho cercato in tutti i modi di renderla gratuita. Ragazzi, ovviamente ci sono dei costi per la sala, ci sono dei costi per i voli, insomma, quant'altro potete immaginarlo, però è anche un regalo da parte mia per l'affetto, per i 6.000 iscritti al canale YouTube che ho da un anno e 6 mesi circa, ragazzi, una cifra enorme, e quindi io volevo anche ricambiare in questo modo. Tecnica, rispondiamo alle domande, ci incontriamo, facciamo scarabocchi, disegnini, e poi ragazzi è una cosa bellissima uscire fuori dai canali, uscire fuori dai video, uscire fuori dal virtuale e tornare nell'analogico, nella reale. Va bene? Ok? Iscrivetevi, chi di voi vuole partecipare. Io vi ringrazio, vi auguro un buon weekend a tutti, noi ci rivediamo lunedì con l'analisi dei mercati. Fluttuano sugli stessi prezzi, non sta cambiando niente, quindi c'era poco da dire anche oggi sul grafico. Ciao ragazzi, buon weekend, andate a divertirvi. Non troppo alcol però, eh? Ciao!